5C. Ciak. Allora Pippo, tu sei stato assessore ai servizi sociali, giusto? Un po'. Quindi la tua esperienza, ma soprattutto cosa proponi riguardo le persone fragili? Bah, propongo che si faccia una politica di impatto forte. Dobbiamo cancellare le liste di attesa dei bambini disabili che non possono fare riabilitazione. Dobbiamo aprire nuove strutture intermedie, diurne, per gli anziani, i malati di Alzheimer. Nelle residenze ci devono andare gli anziani che proprio ne hanno bisogno, non tutti. Bisogna aprire delle assistenze di comunità alloggio. E dovremo integrare il sociale e il sanitario, cosa di cui non si è più parlato. È ora di finirla, che su questi malati cronici la politica sia quella del risparmio. Non sono un costo, ma persone da curare. Va bene, sono d'accordo, però il problema è sempre quello, i soldi. Per una volta tanto possiamo dire che non abbiamo problemi di soldi. Il governo deve attivare immediatamente il MES, il fondo che dovremo restituire, che in 30 anni che per la Liguria può valere quasi 1 miliardo. Ah. Con quello noi potremo fare tutte le strutture intermedie, completare la rete ospedaliera, è fermo da 5 anni l'ospedale di Spezia, il Galliera, potremo costruire con soldi pubblici Erzelli, capire cosa fare ad Imperia, innovare tutte le macchine tecnologiche che fanno diagnosi ed esami e anche aumentare finalmente il personale, perché l'altra voce di risparmio è stato il personale. La cronicità ha bisogno di strutture e persone e abbiamo necessità di investire i soldi del MES. Stavolta mi hai convinto.